finale è stato, ce lo racconti, è successo di tutto. Sì, abbiamo cercato di spingere tutto in avanti mettendo pressione per cercare il gol del pari, è arrivato, poi dopo quello con un po' più di lucidità nell'ultimo passaggio potevamo sicuramente fare il secondo gol vista la loro inferiorità numerica. Peccato, perché questa partita con 3 punti portati a casa ci dava tanto. Ci racconti qual è stata la percezione su quel rigore, alla fine non rigore? Perché tu chiedevi alla panchina chi doveva calciarlo, se dovevi calciarlo tu o Vlahovic, quindi in campo forse stavate dando per scontato fosse rigore. No, a noi dal campo sembrava dentro, e poi abbiamo la VAR che ci permette di identificare il punto esatto, e è stato valutato fuori area, quindi poi è diventata punizione, non è sorto nessun dubbio su chi lo dovesse tirare. La Juve ha fatto un po' fatica quest'anno in casa, 5 sconfitte non le aveva mai fatte allo Stadium, oggi alla fine è arrivato il pareggio ma comunque un po' di difficoltà. Secondo te perché è stato un anno un po' così oppure perché c'è stato qualche problema di pressione? Ma no, quando giochi alla Juventus la pressione ce l'hai sempre, sia dentro che fuori dal campo. È ovvio che in alcune situazioni l'apporto del pubblico ci serve per tirar fuori qualcosa in più, a volte da soli non riusciamo, e questo è quello che chiediamo ai nostri tifosi adesso che c'è lo stadio pieno al 100%. E detto questo, noi abbiamo oggi cercato di portare a casa una vittoria, non ci siamo riusciti, peccato. Grazie mille. Grazie.